Secondo me era uno spreco fare un altro attacco di meteorito, ho provato a farlo io direttamente senza attivare la mossa. Comunque, vediamo se Trunks sale. No, ma non è la prima, cioè non è l'ultima battaglia che affronterà Trunks in questa saga, quindi confido nel fatto che possa tranquillamente arrivare a livello massimo anche lui. Comunque, arriva anche Vegeta. Androide numero 13 si rivela un avversario difficile per Goku e Trunks. Quando? What? Vegeta! Papà, padre, vabbè. Kakarot è mio, io, il principe di tutti i Saiyan, sarò colui che lo sconfiggerà. E non lascerò che uno stupido bambino come te imprivi di questo piacere. Ah, bamboccio, perché l'ha definito bamboccio. Wow, sembra che Goku avrà compagnia nel suo viaggio verso l'altra dimensione. L'altra dimensione. 15, sconfiggilo, sì, 14 e 15, ricordavo bene. Che senso altra dimensione, ragazzi? Vabbè, intendeva l'aldilà. Il mondo dei morti. Vabbè, comunque, avanziamo. Continuiamo ad avanzare imperterriti. Vediamo un po' cosa ci aspetta nella prossima battaglia. Ovviamente, mi aspetto Vegeta. Tutti e tre i Super Saiyan sono qui. Con l'aiuto di Trunks, Vegeta distrugge gli androidi 14 e 15. E anche piccolo. Anche Piccolo si unisce alla battaglia appena i guerrieri si avventano sul numero 13. In definitiva, non siete altro che un branco di inutili apriscatole. Allora, è sconfitto 14 a 15? 4 contro 1, ragazzi. No, 1 contro 1. Così, a caso, Vegeta contro il C13. Va bene. Sono pronto ad affrontare questa battaglia. Nella speranza di non avere brutte sorprese, ma sinceramente, con un Vegeta a livello massimo. Mi sento abbastanza ottimista. Soprattutto Vegeta è un altro personaggio che mi ci trovo bene, fa tanti danni, vedete qua. Fare più di 10.000, ragazzi, è tantissimo. Cioè, con un colpo del genere fare più di 10.000 contro comunque avversari forti è tanta tanta roba. Comunque, è ancora giù. Vediamo se arriva. Ci prova? Ci prova? Ci prova? Sì che ci prova. Ok, siamo più furbi noi. Usciamo dall'acqua. Ok, dov'è? Non lo vedo. Si è alzato già. No! Raga, no, ma chiedo scusa, chiedo scusa. Ha letteralmente oltrepassato il mio attacco, la mia mossa. E non ha molto senso questa cosa, con tutto il bene, ragazzi. Cioè, veramente, doveva subire il colpo per me. Cioè, secondo il mio punto di vista. No, no, stavolta ho sbagliato io. Pensavo che bastassero due tacche per fare l'altra mossa, ma evidentemente è proprio così. Prima va dritto e poi aggira. Vabbè, comunque, non facciamo più gli stupidi a questo punto. Vediamo se magari posso finirlo così. Direi di sì. No. Occhio. Watch out. Ok, perfetto, è andata. Ha recuperato un po' di vita o sbaglio? No, a livello massimo spesso affronti battaglie dove i nemici recuperano la vita. Comunque, io penso che in questa sessione di registrazione dovrò fare tante saghe filler, perché adesso ovviamente la prossima saga canonica, secondo la storia, ovviamente è quella di Majin Buu, quindi ci vorrà ancora un pochino, ve lo anticipo. Con un ghigno strano e soddisfatto, Androide numero 13 raccoglie i rottami di 14 e 15. Assorbe le cellule di energia degli androidi caduti e diventa Super Androide numero 13. Ridi finché puoi, caro. Appena mi fanno usare Piccolo per te, non ci sarà speranza, spoiler. Però col tempo, anche se sì, parecchie saghe filler, ma vedremo, secondo me, anche cose molto interessanti, cioè comunque battaglie interessanti contro personaggi interessanti. Ancora Vegeta. Non l'ho capita questa sinceramente, perché farmi ripartire dal mappamondo, forse perché volevano darci eventualmente la possibilità di andare al negozio, è quello qui che si è trasformato. Avendo assorbito le cellule di energia di 14 e 15, il numero 13 si potenzia. Kakarot, Piccolo, statene fuori. Lo finirò. Ancora un uno contro uno? Direi di sì, infatti, va bene, ok. Ok, speriamo possa andare come prima. Vabbè, adesso siamo contro un altro personaggio leggermente potenziato, sicuramente più forte perché è una trasformazione, quindi ci sta che sia più forte. Vediamo se posso iniziare così, ci arriva. Ok,
Sì, che ci arriva benissimo. Ha fatto i chilometri per arrivare sull'avversario, molto bene. Comunque fa 12.000, il danno è rimasto invariato. Eccolo, che parte subito, benissimo. Vabbè, qua in questo caso la cosa migliore è andare avanti tutta la battaglia così, cioè fare sempre questo attacco, onestamente. Allontaniamoci un po' per sicurezza, anche se comunque è molto lontano. Vediamo un po' che fa. Arriva. No! Ehi, addirittura. Vieni qui. Fatti prendere. No. Lenti qui, lenti. Bello. Bellissimo. Bello, mi è piaciuto questo. Vediamo se. Ah no, non posso più. Mi è scaduta la suprema, quindi andiamo così. Comunque fa tanto tanto male. Vabbè, battaglia abbastanza agevole. Andiamo sopra. Perché sott'acqua ovviamente c'è più fatica nella respirazione. Ok, perfetto, è chiuso. E quindi ci mette più tempo a caricare l'aura. Comunque continuo a dire aura, comunque intendo le barre dell'energia lì, quelle gialle, per utilizzare poi le mosse. Credo sia l'aura comunque. Benissimo, ovviamente Vegeta non può salire. L'unico è Trunks. Ricordavo ci fossero più battaglie per lui, ma evidentemente mi sbagliavo. Speriamo che possa arrivare a livello massimo. Non l'ho portato al massimo perché facevo affidamento su questa cosa. Comunque, Vegeta attacca Super Android numero 13, ma viene subito sconfitto. Vegeta, Krillin e Gohan accorrono in aiuto di Vegeta, ma non serve a nulla. Perché continua a capitarmi questo? Vabbè, diciamo che Krillin in questo film rappresenta solamente la parte comica. Ma no, chi ha visto il film mi capirà. Comunque, ragazzi, continuiamo. Adelante, adelante. Combattiamo con Gohan adesso. Ricordo che c'era anche Gohan che combatteva in qualche modo. C'è Piccolo, ragazzi. Vedo Piccolo. C'è Trunks. Benissimo. C'è un Goku con una skin diversa. Ok. No! No, ha detto Nine, ragazzi. Goku è l'ultima battaglia, di già. Goku e Piccolo si lanciano entrambi dall'attacco, ma nulla possono contro la potenza di Android numero 13 fuso. Sconfiggerò Kakarot. Vabbè. Nonostante sembri tutto perduto, i Super Saiyan combattono disperatamente fino alla fine Amara. Spoiler. Comunque, addirittura li posso usare tutti. Vabbè, ragazzi, manco a dire. Manco a dirlo, ok. Dai, speriamo bene per Trunks. Gohan, vabbè, ci vorrà tempo, non c'è problema. Però è un C13 molto più potenziato. A livello 223 sarà più difficile. Ma allo stesso tempo, ragazzi, 5 contro 1. Tanti personaggi, anche Piccolo, a livello massimo. Sinceramente, sono particolarmente fiducioso. Anche perché, ragazzi miei, avendo a disposizione il personaggio che dal mio punto. No, no, l'avevo. Ma com'è possibile? L'avevo evitato. Vabbè, fa niente. Mandiamolo su. Peccato, speravo nel perfetto, ma allo stesso tempo qua si va sicuri e tranquilli. Ok, vai su e la chiudiamo qui. Perfetto, continuavo a recuperare vita. Molto molto semplice come l'ultima battaglia. Mi date la possibilità di utilizzare Piccolo. Quindi, ok, ci siamo. Broly, saga su Broly, molto bene. No, Trunks non sale. Peccato, ragazzi. Vabbè, ci sarà modo di farlo salire. Ovviamente, io non voglio avere tutti i personaggi a livello massimo, che sarebbe il 122. Già sarà difficile dare dei livelli a tutti i personaggi. Figuriamoci portarli tutti a livello massimo, anche se uno fissato lo potrebbe fare. Comunque, grazie all'energia della sfera Genkidama, Goku pone un freno al furioso attacco di Android numero 13. A proposito, Piccolo e Vegeta stanno bene? Ah, se la caveranno. Ok, questa cosa che devono stare a fatti loro. Perfetto, comunque sconfitto il nemico e la saga si conclude qua. Ok, adesso andiamo alla prossima che, come stava scritto lì, è quella di Broly. Tra cosa, ragazzi, ricordavo che ci fosse anche un'altra saga riguardante Trunks, però è Trunks che sta simpatico a me. Ok, ma ancora non c'è. Comunque, il leggendario Super Saiyan Broly. Il leggendario Super Saiyan Broly è arrivato. Potrà essere fermato? Andiamo a scoprirlo. And yet, in
In the midst of this terrible decisive battle, the other Z fighters were having a picnic, only to encounter the legendary Super Saiyan Broly. Broly pursued Goku as though he was guided by some strange compulsion, and forced the Z fighters to confront his overwhelming power. Calling upon the power of his friends, Goku has placed their hopes for victory in a single epic attack. Ok ragazzi, eccoci qua, eccoci qui. Allora, iniziamo subito, Capitale Ovest. Siamo con Goku. Allora, qua stiamo per, tra virgolette, affrontare una saga col film, uno dei film veramente più apprezzati di Dragon Ball. Comunque, Vegeta e gli altri accettano l'invito del misterioso Saiyan di nome Paragas. Nel frattempo, Goku viene a sapere da Rekkaio che un Super Saiyan ha distrutto la Galassia Sud. E avendo rivelato l'energia di questo Saiyan, si affretta ad affrontarlo, usando la trasmissione istantanea. Invece di un furioso Saiyan, Goku trova un tranquillo ragazzo, ma appena Broly lo vede, ha uno scatto di rabbia. Kakarot! Che doppiatore, cioè che voce possente. Come fai a conoscermi? Ok, vabbè, adesso inizia una saga, questa qua è abbastanza lunga. Neanche così semplice, ragazzi, perché Broly, trasformato, sarà sicuramente una gatta da pelare, diciamo così, sarà una battaglia tosta. Ok, perfetto, sbagliato io qua ad avvicinarmi subito, sono proprio caduto nella sua trappola, ma tranquilli, tranquilli. Tranquilli che ce la si fa, spero almeno. Prima cosa, trasformarsi qua subito in Super Saiyan. No, ho fatto prima lui. Ti ho fermato. Bravissimo. Mandalo su e attaccalo. No, ci credo. Trasformati. E attacca. No, mi ha evitato. Ah. Lo prendi? No, ma è così veloce, ragazzi. No. Bravissimo. Bravo, Goku. Trasformati. Spostati. Prendilo ora. Perfetto. Ok, come sempre ragazzi, contro Broly l'importante è prenderlo, attaccarlo per la prima volta. Poi dovrebbe venire abbastanza da sé, si spera, perché poi si piazzerà sempre in quel punto lì. Occhio, si è caduta una sfera. Questa è la sua mossa peculiare, il tiratore trappola. Sarà molto importante avere sempre l'aura al massimo. Vediamo un po' che decide di fare. Ancora il però va dritto il tiratore. Bene, ottimo, buona sapersi. Vediamo che deciderò di fare. Spostati e attaccalo. Dovremmo prenderlo, infatti, ok. Una suprema, si becca Broly, che è sempre importante. Kamehameha istantanea. Benissimo, perfetto. Lo manda già senza barre praticamente. Mi manca veramente poco, vediamo un po' che vuole fare. Io addirittura me la rischio e vado a terra. No! Non l'ho visto. C'era la casetta avanti. Non è comparsa la sfera. Sì ragazzi, praticamente il tiratore trappola va dritto. Ma quasi è fatto proprio prendere, vabbè. Prima battaglia abbastanza semplice, sicuramente sarà un po' più tosta dopo. Ah, si è fatto prendere perché non aveva praticamente neanche un'attacca per fare il teletrasporto. Perché sì, mi sembra che serve almeno un'attacca per riuscire a spostarsi. Comunque noi qua stiamo continuando a sbloccare questi portali che poi ci daranno la possibilità di creare tutti i personaggi. Con la creazione dei personaggi ci vorrà un po', lo farò a fine saga ovviamente, cioè a fine di tutte le saghe. A così inizio la battaglia tra Goku e Broly, una battaglia senza esclusione di colpi. Sei implacabile! Broly ragazzi, urla solo, cioè, molto semplice. Questa è la stessa potenza che ho avvertito prima. Tu sei colui che ha distrutto la Galassia Sud, sei Broly, non è vero? Con un ritmo sempre più incalzante, sembra che la potenza di Broly non conosca limiti. Avvertendo tutto da lontano, Vegeta si affretta sul luogo del combattimento. Ok, perfetto. Come vi stavo dicendo prima, ragazzi, questo film di Broly è praticamente uno dei più apprezzati di tutta la saga di Dragon Ball. Ovviamente è un filler, perché... cioè, comunque Broly poi in Super è stato aggiunto come personaggio, però ovviamente questo film è praticamente un filler. Anche se la storia poi è stata ripresa. E sicuramente uno dei film più apprezzati. Infatti
Broly tornerà più volte nei film, addirittura ci hanno fatto 3 film. Il terzo, vabbè, il terzo un po' così, stenderei abbastanza un velo pietoso sul terzo film con Broly, però il secondo già è più carino, ecco. Comunque Vegeta corre sulla scena per accertarsi che Broly sia o meno il leggendario Super Saiyan e lo sfida in combattimento. Kakarot, ancora che non si trasforma? Non dirmi che sei tu il leggendario Super Saiyan. Come osi prenderti il gioco di me? Vabbè, Vegeta, su. 2 contro 1, 1 contro 1, 1 contro 1. Che come sempre Vegeta deve fare il protagonista della situazione e noi assecondiamo queste sue manie di protagonismo, anche perché non si può fare altrimenti. Siamo costretti a combattere con lui. Allora, vediamo. Se riesco a prenderlo subito, sì, molto bene. Ha provato a colpirmi, ma molto più veloce. Ok. Occhio. Niente perfetto, ma con Broly sarà sempre complicato, ve lo dico. Ve lo dico. Ok, così tanto tempo per rialzare. Vediamo se riesco a fare questa cosa. Sì che ci riesco, molto bene. Il tiratore trappola va dritto. Speriamo che sia così anche per la sua trasformazione, perché sì, si trasformerà. Spoiler. Spoiler, perché non è ancora il leggendario Super Saiyan. Aveva ragione Vegeta a dire quella cosa. Qua subito. Ma si fa sempre prendere, ragazzi. È sempre senza aura, Broly. Vabbè, non gli stiamo dando scampo, però. Allo stesso tempo, vediamo se riesco a finirlo così. Ok, battaglia molto rapida, ci voleva. Con i personaggi così bisogna fare in fretta, ragazzi. Cioè, quando hai personaggi super livellati che ti trovi ad utilizzarli, bisogna fare assolutamente così. Ok, adesso vediamo un po' a chi tocca, perché accorreranno in tanti per affrontare questa battaglia. Immune all'attacco di Vegeta, si è trasformato. Broly si trasforma nel leggendario Super Saiyan. Eccolo qui, questo sarà il nostro nemico. Questo è il leggendario Super Saiyan? No, ci ucciderà tutti. Riconoscendo la potenza di Broly, Vegeta perde lo slancio a combattere. Non volendo arrendersi, Goku e Gohan si lanciano contro la furia di Broly. E infatti adesso Vegeta avrà una crisi esistenziale, non vorrà combattere perché si sentirà troppo inferiore al suo avversario e quindi avrà quel momento di panico. Poi gli passerà, ma alla fine sarà sempre Goku a risolvere la situazione. Dovrebbe esserci anche Gohan, molto bene. Però ancora che non sono trasformato in Super Saiyan, devo trasformarli io. Scusate. Abbiamo adesso anche Gohan, anche lui l'ho portato a livello massimo, se non ricordo male. Goku e Gohan hanno contrastato con coraggio il leggendario Super Saiyan Broly. Ma c'è speranza di sopraffare la forza illimitata di Broly? Kakarot, il massacro inizierà con te. Molto bene, vediamo, mi sembra di sì, infatti ok, utilizziamolo anche Gohan, mi ci trovo molto, quindi utilizziamolo appunto. Ok, andiamo a combattere. Bene, allora Gohan dovrebbe essere molto comodo perché posso fare questo. Ok, lo evita, però posso fare questo. Ah, la Hyper Armor, come si dice, la super armatura Broly. Eh sì, ragazzi, è un personaggio molto ostico, estremamente doloroso che va affrontato in un certo modo. Ragazzi, guardate qua i danni che fa. Veramente impressionante. Ok, ti prego. Bravissimo. Bisogna trattarlo un po' come se fosse una grande scimmia. Allora, con lui certi attacchi vanno a segno. Avrei bisogno del Super Saiyan 2. Il Super Saiyan 2 dovrebbe contrastare. No, la sfera. Dovrebbe contrastare l'Hyper Armor. Ok, questo non mi viene addosso. Fammi trasformare nel dubbio. Ok. Allora, il mio. Ok. Colpirlo così. Perfetto. Bei danni, bravo. Riprovaci, ti prego. Benissimo. Vediamo se con lui funziona. Ok. Con lui posso attaccare. Quindi. No, lo stavo colpendo. E questo farà malissimo, ragazzi. Mamma mia, 17.000 è tantissimo, ragazzi. Ogni battaglia con Broly sarà molto molto delicata. Ve lo spoilerò già. Ok, attenzione. Allora, adesso il mio obiettivo sarebbe sinceramente provare. Levite, sì, che levite. Ti prego, prendi la sfera. No, non ci credo. Ok, l'ha presa, benissimo. Che vuole fare? Sono alle sue spalle, che vuole fare? Ok, aspetta. Ora.
No, 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 è finito, non ci credo. No, ti prego, ti prego. Mamma mia, cioè mi son parato, comunque mi ha tolto 10.000. Impressionante. Ok, la finiamo? Sì, ok. Alla fine con Gohan Super Saiyan 2 abbastanza in tranquillità.